Solo la Dugout. Fino a 10.000 euro di supervalutazione del tuo usato. Promozione riservata su numero limitato di vetture presenti in concessionaria e fino a esaurimento scorte. Fino a 5.000 euro su classe A e classe B. Fino a 10.000 euro su classe C berlina. Nel momento di frutti ci sono stati. Infatti mi pare che l'ultima hanno fatto sabato, nelle croniche, diciamo, nelle voci in giro, nelle cose, e sento che molti furti. Ma siete preoccupati voi cittadini? Io veramente c'ho l'allarme, un piccolo allarme ce l'ho, diciamo, però non è che c'è da fidarsi, diciamo. Un po' i carabinieri vedo che stanno lavorando, stanno lavorando, veramente stanno lavorando, però penso che la forza è poco. Certo che se c'è un po' di forze dell'ordine in più è molto meglio, ma purtroppo la popolazione è quella che è e i furti ci sono 3 o 4 volte al giorno. Diciamo qua le forze dell'ordine fanno quello che possono. Poi c'è anche il problema di questa caserma che purtroppo è finita e sta lì bloccata, non si sa perché, per chi. Questo è il problema. Io direi che ci sarebbe bisogno di meno allarmismi, che secondo me, che è la cosa più importante. Perché io proprio ieri sera sono stato a casa di amici, ecco, chi se ne aveva scappato, chi doveva tirare dritto, perché non possono lasciare la casa sola, perché qua la gente si mette paura. Io sono stato vittima 3 volte. Cosa che gli hanno rubato? Mi hanno portato via tutto, si sono rubati i fucili, hanno scassato la cassaforte, se i letti sotto sopra, armati sotto sopra, un pochettino di soldi e oro, avevano fatto c'erano l'oro dei miei figli, avevano fatto le comunioni, mi hanno portato più di 20.000 euro di spese. Poi ho voluto farmi il porto d'armi un'altra volta perché si sono rubati il fucile e poi giustamente io cerco di difendermi e poi come bene me la prendo, perché non posso stare così. Si sente ancora a rischio, insomma. Ma siamo a rischio, sì, di sì. Io abito qui a via Aldo Moro, in questi giorni di festivi hanno fatto anche 10 case, hanno rubato letti sotto sopra, rotto i materazzi, scassinato le porte, ma sono modi di vivere così, cioè in casa nostra, dopo lavorato una vita, io quasi 80 anni devo vivere in queste condizioni, che ho lavorato notte e giorno. Ma sei anche armato? Io? Per difendersi? Ma certamente. Certamente. E come vado a stare in casa se non essere armato? Se mi posso difendere, cerco di difendermi e poi vediamo quello che succede.